XVII secolo fu un'epoca sfarzosa, piena di interessi e curiosità e con grandi progetti. Ma solo i ricchi potevano permettersi uno stile di vita che esigeva il mantenimento di schiere di servitori, giardinieri inclusi. Le classi più alte, come in tutte le epoche, tenevano agli status symbol. Oggi sono auto sportive, yacht e jet privati. Allora erano proprietà immobiliari, giardini e fiori, in particolare fiori esotici. Quando i tulipani arrivarono in Olanda dalla Turchia, i ricchi mercanti furono i primi a spendere cifre esorbitanti per procurarsi i bulbi e incominciare a coltivare quei fiori. La ricchezza prodotta dal commercio oltremare stava generando una domanda crescente di investimenti e di consumi. I tulipani divennero presto una delle coltivazioni principali delle piane alluvionali olandesi. I bulbi potevano essere incrociati e diffusi facilmente. In pochi anni vennero create un'infinità di nuove varietà. Per incrementare le vendite, i commercianti commissionarono anche il primo catalogo pubblicitario della storia, con disegni e descrizioni in latino. Ma il tulipano nasconde un segreto. Un fiore monocolore può trasformarsi in un favoloso fiore screziato. Bellissimo e raro, coi suoi colori contrastanti. Nessuno lo sapeva spiegare, ma succedeva. Così, quando tutti o quasi potevano permettersi in giardino i tulipani, venne introdotto il fattore decisivo della rarità, l'edizione limitata. Il prezzo più alto fu raggiunto dallo splendido Semper Augustus. Nel 1624 ne nacquero solo una dozzina. La vendita di un solo bulbo fruttò al suo proprietario una cifra favolosa. Quando i mercanti videro che potevano ricavare così tanto denaro, iniziarono a ipotecare le proprie case, a vendere beni di ogni genere pur di investire nell'affare dei tulipani e diventare ricchi. Un solo fiore fu scambiato con una delle case più belle di Amsterdam. Tuttavia la situazione sfuggì rapidamente di mano. Comperare bulbi divenne una malattia che coinvolse nobili, mercanti, ma anche umili artigiani. Il commercio di tulipani stava entrando in una fase molto pericolosa. Non era più un mercato stagionale. I bulbi venivano scambiati tutto l'anno. La crescita di un tulipano è lenta, ci vogliono 7 anni perché il seme germogli. Era un investimento a lungo termine che non si confaceva a chi voleva guadagnare molto e subito. Perché aspettare anni? Nacque così il mercato dei futures dei bulbi, il mercato dei contratti a termine, quello più rischioso. In Olanda lo chiamavano Vendehandeln, commerciare al vento. Nell'inverno del 1637 l'euforia generale era al culmine. Un locandiere della città di Alkmaar, un certo Windel, possedeva una raffinata collezione di tulipani rari. Quando improvvisamente morì, i 7 figli vennero affidati alle cure dell'orfanotrofio. Prima che i tulipani fossero rubati e i bambini perdessero tutto, bisognava fare qualcosa. Per assicurare loro un futuro, i tutori organizzarono un'asta. I documenti rimasti raccontano una storia curiosa. I tulipani totalizzarono una cifra enorme, pari a 10 milioni di euro attuali. Il futuro degli orfani era assicurato. Il giorno dopo, il mercato dei bulbi crollò. C'erano voluti 6 anni perché la tulipanomania toccasse il suo apice. Bastarono 6 giorni perché arrivasse al collasso. Improvvisamente il mercato realizzò che i prezzi erano esorbitanti. I prezzi stavano scendendo. Le voci cominciarono a girare. Ci fu un fuggi-fuggi generale che provocò uno spaventoso crollo. I bulbi valevano sempre meno. Gli investitori, indebitatisi fino al collo, non avevano più denaro per mantenere gli impegni. Dovettero vendere le proprietà immobiliari. Fiorai, coltivatori, commercianti furono tutti rovinati nell'arco di qualche giorno. I vignettisti vissero un periodo felice. Mercanti e acquirenti furono oggetto di satira pungente. La dea Flora non era altro che una meretrice. Il commercio di tulipani, un traffico diabolico.